Salve a tutti, andremo a vedere la realizzazione di quella che dal nostro team è stata chiamata la Pangea Special, una mosca molto semplice che è una via di mezzo tra un emergente e una clean camera, che prevede l'applicazione di una pallina da decoupage sulla parte inferiore della curvatura dell'amo grub o grub, che dir si voglia. Qual è il segreto di questa mosca? È quello di poter garantire una, tra virgolette, una doppia chance al pescatore, dove non è consentito l'utilizzo ad esempio di due artificiali in pesca. Quindi la presenza di questa pallina nella parte inferiore dell'amo, pur non sbilanciando eccessivamente, non facendo perdere di galleggiabilità alla realizzazione dell'artificiale, garantisce anche una possibilità di essere scambiata per una ninfa emergente da parte dei pesci. È una mosca molto catturante sia per trote che per temoli, può essere fatta in molti colori e soprattutto è molto semplice da realizzare. Vediamo i passaggi costruttivi. Come vedete, ho fissato l'amo in posizione inusuale perché questa mosca, che abbiamo chiamato Pangea Special, prevede la realizzazione in due step. La prima parte prevede la realizzazione di un corpo posteriore quasi ad imitare o un'esuvia o anche, perché no, una ninfa emergente. La seconda parte, nella parte nel posto più vicino all'occhiello dell'amo, andremo a realizzare lo spot per il parachute che andrà a sorreggere l'intero peso della mosca. Una volta fissato in questa posizione l'amo e aver infilato una perlina da decoupage, in questo caso per evitare ogni forma di peso superfluo alla mosca, come potrebbe fare una bidet in ottone o in tungsteno peggio ancora, andremo a realizzare con del filo di montaggio color Dan in questa posizione il punto in cui andremo innanzitutto a fissare la nostra perlina. Secondo, poi tramite della microciniglia a realizzare il corpo della presunta ninfa o solo dell'esuvia. Una volta fatto questo, andremo a spingere la perlina all'interno del corpo che abbiamo fatto e andremo a chiudere con un nodo di chiusura la parte posteriore. A questo punto possiamo prendere questa parte posteriore della ciniglia e tagliarla della lunghezza che ci piace di più. Possiamo rimettere l'amo in posizione normale e andare a fissare il filo di montaggio. Ora si tratta semplicemente di realizzare la conicità del corpo. Si può fare con del filo di montaggio oppure ci si può aiutare mediante del dubbing, cosa che andrò a fare io. Dubbing colore tan. Comunque sia, prima di fissare il dubbing preferisco in generale fissare lo spot per il parachute, che comunque mi aiuterà a dare una certa conicità al corpo. Andiamo a tagliare le eccedenze. Preferisco non tagliare completamente il residuo perché dà quel tocco in più di movimento alla mosca, secondo me. Ora fissiamo poco dubbing fine da dry fly.
lo andremo ad avvolgere partendo proprio dalla parte finale della mosca. Arrivati a questo punto, alzeremo lo spot del parachute, lo porteremo in posizione e girando attorno allo spot andremo a creare una base su cui poi avvolgere in piano stile clean camera il nostro parachute. Preferisco personalmente utilizzare la spalla di gallo, non il collo, in quanto presenta un calamo leggermente più sottile rispetto alla spalla, rispetto al collo, e quindi crea meno problemi in fase di avvolgimento attorno allo spot. In questo caso ho scelto uno spot di polipropilene color fluorescente giallo, chartreux che dir si voglia. Andiamo a rimuovere questa parte qui, a tagliare le fibre del gallo rimaste imprigionate e ad aggiungere un leggero strato di dubbing, sia per completare la conicità della mosca. In questo punto qui, per arrivare fino a formare il torace. È una mosca molto semplice e molto essenziale, che però fa della somma di questi materiali messi nell'ordine la sua efficacia. A questo punto non ci resta nient'altro che avvolgere il parachute, avendo sempre cura di passare i giri sotto agli altri e cercare quantomeno di abbondare con i giri per far sì che possa sorreggere questo peso. Ricordiamo, questa è una mosca da caccia e quindi non va utilizzata in situazioni di schiusa, anche se potrebbe portare anche dei successi, visto che la pesca è anche questo. A questo punto possiamo chiudere la nostra mosca secondo due metodi: o fissarla dietro allo spot del parachute in questa posizione qua, quindi fare in questa maniera qua, che nel caso specifico è quello che preferisco, oppure fissarla davanti tirando indietro in questa maniera le fibre. Preferisco fare questo tipo di fissaggio dell'artificiale, dell'Egol, nel momento in cui utilizzo un filo di montaggio molto simile al colore del dubbing che sto utilizzando. Una volta fatti questi due giri, porteremo indietro le nostre fibre e andremo a realizzare la testa dell'artificiale. Una volta fatto questo, col classico nodatore conico andremo a chiudere la mosca con due o tre giri di nodo e tagliando anche qualche fibra. A questo punto giriamo la mosca, andremo a tagliare l'Egol pulendo bene, diamo una pettinata al nostro artificiale, che come vedete ha una posizione molto corretta a livello di Egol, e andremo a tagliare lo spot scegliendo la lunghezza che preferiamo. Io lo preferisco generalmente molto lungo nelle mosche da caccia, in modo tale che riesco a vederlo bene nel momento in cui si tratta anche di pescare in acque mosse. Potete o meno aggiungere, in questo caso io preferisco sempre farlo per evitare sempre scioglimenti dell'ultima ora, una goccia di colla per chiudere il nodo. C'è chi lo mette anche al centro dello spot per fissare tutto quanto, stando sempre attenti a non fissare le Egol, altrimenti non galleggerà più. E la nostra Mangea Special